dal 1 luglio del 2018 al 30 giugno del 2019 i nostri club hanno fatto 717 milioni di plusvalenza, una cifra mostruosa. Alcuni di questi soldi ovviamente sono reali, si tratta di calciatori che hanno acquistato valore, ma molti di questi invece sono delle plusvalenze fittizie che servono a sistemare il bilancio e quindi a dare respiro con degli artifici economici dei quali poi si rischia però di pagare le conseguenze, a dare respiro ai bilanci delle società. È una pratica assolutamente sbagliata. Le regine di queste plusvalenze sono state la Juventus e la Roma, entrambe hanno superato i 100 milioni ciascuna e penso che questo sia davvero un esercizio estremamente pericoloso e anche sbagliato e anche in qualche misura sbagliato dal punto di vista etico. Quindi voto ai club che fanno tutte queste plusvalenze, non sono tutti per fortuna, comunque a quelli che le fanno e che esagerano in questo modo certamente il voto non può che essere 2.